prima che il caffè venga esportato in tutto il mondo, viene classificato in base a diversi criteri, al fine di facilitare la compravendita e garantire diversi livelli di qualità. Utilizzando i crivelli, che sono delle tavole misurate in 64esimi di pollice, si potrà valutare la dimensione del caffè per vedere se la maggior parte dei chicchi rientra in uno specifico standard numerico, caratterizzante quel particolare lotto. Un'altra classificazione commerciale viene fatta pensando alle altitudini alle quali il caffè viene coltivato. Quindi più alte sono le quote, più denso e aromatico sarà il chicco, avendo una dicitura che andrà da hard bean HB o hard ground HG, direttamente a strictly hard bean SHB o ground SHG, in base al paese di riferimento. In alcuni paesi la classificazione avviene anche per la qualità in tazza, come nel caso del Brasile, per definire una tazza come soft o hard e le sue diverse sfaccettature, oppure utilizzando un sistema punti per valutare la qualità. In ultimo, sempre pensando alla futura qualità in tazza, viene definito un sistema di classificazione dei difetti, in base agli effetti negativi che si avranno in tazza e anche al numero degli stessi presenti nella stessa. Ovviamente ogni paese produttore prevede un proprio sistema di classificazione in base al lotto commerciale venduto.